È vero quello che Andrea stesso ha detto, e cioè che il perimetro che ci unisce non è solo generazionale, ma innanzitutto politico, e in secondo luogo che questa iniziativa non è solo legittima, ma è anche necessaria, e anche per molti aspetti, come ha detto Matteo, tardiva, perché c'è un vuoto da riempire nel Partito Democratico, ma soprattutto nel Paese. Io, riflettendo, l'hanno fatto in molti su questa manifestazione, io non mi accontento di una rappresentazione in cui ci sono i buoni manifestanti e i cattivi violenti. I manifestanti sono buoni e anzi credo davvero la saggezza, diciamo così, di chi è fuori dai circuiti della politica, che ha saputo cogliere il nodo fondamentale, la finanza, la responsabilità della finanza. Ma qui c'è anche da registrare proprio le simpatie che vanno fino a Geithner, quello che è venuto a dire che non dobbiamo fare al Consiglio europeo, che non dobbiamo fare la tassa sulle transazioni finanziarie, ha detto no, ma hanno ragione. E poi la permeabilità di questo movimento sono anche due facce di un vuoto politico che sa esprimere per ora l'indignazione, ma che va riempito, e di qui l'esigenza da un lato di stare nel movimento, come ha detto giustamente Raciti e Enrico Rossi, e dall'altro di qualificare il nostro ruolo, di contribuire a riempirlo questo ruolo, perché è il momento di allegare tra loro la forza di un pensiero critico e la concretezza di una proposta, e di superare il rischio di un massimalismo ideologico che poi sia pragmatismo nei fatti, o di un radicalismo di movimento che poi però si nasconda dietro una subalternità culturale profonda. È tempo di un riformismo forte, e questa generazione deve riempire quindi questo vuoto nella società e nel partito politico che abbiamo. Io volevo dare un contributo su tre nodi che sono tutti nell'intersezione tra Italia e Europa, che mi fa molto piacere sia stato il filo conduttore del dibattito che abbiamo avuto fino a questo momento. Il primo riguarda ormai la famosa, la famigerata lettera della BCE. Sandro, piaccia o non piaccia, questo per noi è un discrimine, è in Europa. Io avrei fatica a spiegare ai miei colleghi europei che c'è qualcuno nel mio partito che considera la lettera BCE un pezzo del programma dei riformisti. Sarebbe una manifestazione che provocherebbe sconcerto, diciamo così, in quello che è il fronte dei progressisti europei. Non perché io non veda e non riconosca, no, non ce l'avevo con te, non perché io non veda e non riconosca che la BCE ha svolto una supplenza preziosissima nell'acquistare titoli sul mercato secondario, non sappia che c'è lo scontro nel suo bond, non sappia tutte queste cose, ma perché quella lettera interpreta ed esprime un modello sbagliato su due aspetti. Sull'aspetto proprio dei contenuti, della linea di austerità come soluzione alla crisi, una linea che non solo non sa cogliere quali sono le cause della crisi, ma che si fonda su un presupposto proprio di teoria economica che davvero si fa fatica a non considerare di destra, che ricorda Bruning, gli anni 20, cioè l'idea che le politiche fiscali restrittive possono avere una funzione espansiva, progressista. C'è un articolo di Giavazzi e prima dei 90 che ha coniato questa teoria che oggi ha molto seguito, è una teoria, diciamo, che non può essere alla base di nessuna azione di una forza progressista, di uno schieramento progressista europeo. E poi sul metodo, che prospetta una divisione del lavoro tra funzioni tecniche e funzioni dei governi, che è una funzione intergovernativa, mentre la frontiera su cui c'è davvero un corpo a corpo oggi in Europa, io vorrei che ci fosse anche più consapevolezza nel nostro partito, nel dibattito italiano, di quello che stiamo facendo, di come su questo si sta giocando davvero una frontiera fondamentale per la costruzione di quello schieramento progressista, su entrambi questi aspetti. Sull'esigenza di dotare l'Europa di un motore interno di sviluppo e di superare un modello tutto fondato sulle esportazioni, che poi sono le esportazioni di alcuni che determinano quegli squilibri macroeconomici che impongono poi delle ricette che in realtà non fanno altro che aggravarle, e lo scontro sul fatto che questa governance deve essere comunitaria e non basta anche, diciamo, agitare la prospettiva, adesso lo fa la CDU, sì, facciamo la grande riforma dei trattati, ma intanto, siccome è un processo lungo e complesso, costruiamo una governance intergovernativa. No, c'è la possibilità di costruire un governo economico europeo comunitario subito a trattati vigenti, e di farlo su una base di un diverso modello di politica economica. E questa è la frontiera fondamentale su cui si definisce la possibilità di offrire un'alternativa concreta
sono cose concrete, non siamo a livello della critica delle ideologie. Il Partito Democratico deve essere protagonista di questo lavoro, di questa lotta, con le proposte, la tassa sulle transazioni finanziarie, l'utilizzo del 136 per fare regolamenti a livello di Eurozona, l'agenzia del debito che può essere comunitarizzata. Non entro nel merito, ma insomma è questo un terreno fondamentale, dentro cui però occorre riconoscere che anche l'esigenza di arrivare a un trade-off tra rigore fiscale nazionale e politiche espansive europee, che comunque deve essere contemporaneo, perché non ci possono dire in attesa degli eurobond e delle politiche fiscali espansive voi comunque dovete mettere in costituzione il pareggio di bilancio, perché noi possiamo accettare questo solo se le due cose sono contestuali, e se non sono contestuali noi non le facciamo, come non le fanno i socialisti francesi che hanno conquistato il Senato e hanno detto e hanno chiuso quindi la partita sulla messa in costituzione del pareggio di bilancio in Francia, che non si farà, e quindi è bene anche che si sappia, visto che si continua a parlare di questo tema come un tema centrale. Ma poi, oltre a questo trade-off che deve essere contemporaneo, c'è un tema interno in cui la questione del ruolo e la dignità del lavoro, e in cui la questione redistributiva, che è una questione fondamentale, che deve riguardare chi pagherà per la ricapitalizzazione delle banche e che deve riguardare come verranno ridistribuiti i costi di questo abbattimento del debito, che comunque è evidente che dobbiamo fare. E quindi questo è il perimetro, il terreno su cui si definisce il nostro contributo alla formazione di un programma progressista europeo. Il secondo aspetto è quello democratico. Io sono molto d'accordo alla parola d'ordine di un governo politico dell'Europa. Anche qui le cose a volte sono anche più semplici, non è necessario immaginare complesse riforme per arrivare a uno schema presidenziale in Europa, che secondo me sono persino poco opportune, ma comunque molto difficili da realizzare realisticamente. In realtà noi già oggi abbiamo la proposta di creare una lista transnazionale a trattato vigente, affiancata alle liste nazionali, che elegga una quota di parlamentari con circoscrizione europea, e i partiti politici europei potrebbero candidare come testa di lista in questa lista nazionale il loro candidato alla Commissione europea, che a trattati vigenti può essere fuso col Presidente del Consiglio europeo, e quindi avere un modello di democrazia rappresentativa in cui i cittadini, votando i partiti, scelgono anche il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo. Una piattaforma concreta e realistica che va messa in campo subito, affiancandola anche con un lavoro, è molto bene quello che ha detto Rossi, c'è il tema dell'iniziativa dei cittadini, che offre uno spazio enorme di mobilitazione e di lavoro da subito per raccogliere firme in 5 paesi europei per proporre proposte legislative alla Commissione. Questo è un altro terreno, possiamo proporre standard sociali dentro i meccanismi di sorveglianza delle politiche fiscali nazionali, ci sono cose che si possono fare già da subito senza aspettare la palingenesi della nuova Costituzione e del nuovo Trattato europeo, in un quadro in cui anche a livello nazionale noi dobbiamo, credo, fare una scelta culturale per il modello della democrazia rappresentativa, che non significa non vedere l'importanza della democrazia partecipata e di forme di democrazia diretta, ma significa considerare l'elemento della democrazia rappresentativa, e quindi dei corpi intermedi, e quindi del ruolo dei partiti, delle forze organizzate, come un elemento centrale della difesa e del rilancio, sia pure su scala europea, del modello sociale europeo. Qui si è detto nella società liquida il partito pesante affonda. Ma qui il problema non è questa descrizione corretta, diciamo, di una legge dei corpi, ma il fatto che è sbagliato il presupposto. La democrazia liquida non c'è, la democrazia liquida, cioè l'idea che siamo in una società di atomi e di individui, è un programma politico del nostro avversario, non è una rappresentazione realistica della realtà. La società europea è percorsa di legami sociali e di corpi intermedi, e il sistema della democrazia rappresentativa è l'unico che può dar conto di questa complessità. E quindi il tema anche qui non è di andare, altro slogan, oltre i partiti. È chiaro che bisogna avere un senso del limite della politica, ma anche qui c'è un tema di analisi che va affrontato. Oggi il problema della ipertrofia della politica e del politicismo che invade tutto è proprio il fatto che non ci sono veri partiti, e quindi questo problema lo si risolve non andando oltre i partiti, immaginandosi forme nuove e singolari, che peraltro appunto in nessun altro paese normale d'Europa si sperimentano, di costruire forme di democrazia sovranazionale, ma è quello finalmente di dotare anche l'Italia di partiti veri, e quindi di fare del Partito Democratico il partito che ci porta fuori dalla Seconda Repubblica. E infine il terzo elemento, e chiudo davvero, riguarda il rapporto tra il PD e questo lavoro europeo che stiamo svolgendo. Qui davvero c'è un nodo da sciogliere, anche qui Enrico Rossi l'ha toccato in modo molto importante.
Noi abbiamo costituito l'alleanza dei socialisti e dei democratici, ma siamo ancora un partito senza casa in Europa, e alcuni di noi sono iscritti individualmente al PSE, altri di noi, Sandro, altri sono autorevoli dirigenti del PDE, che poi è un partito il cui gruppo parlamentare segue una linea totalmente diversa dal nostro, da quello che lo stesso Sandro, diciamo, seguirebbe se fosse seduto sui banchi del Parlamento europeo, perché farebbe appunto parte dell'alleanza democratici e dei socialisti. Questo è un nodo da sciogliere, ma sciogliere non significa, anche qui, le caricature, che noi vogliamo far diventare Franco Marini socialista o che vogliamo ricostituire i DS. Anzi, io penso che la particolarità della storia d'Italia rende impossibile compiere il risultato storico di dotare l'Italia di una grande forza riformista progressista analoga per funzione e dimensione e capacità di esprimere la leadership di governo a quella degli altri paesi europei, solo se assume il limite di una storia che non ha visto una grande forza socialista e socialdemocratica, e quindi solo se comprende il ruolo centrale e essenziale delle altre culture e del riformismo cattolico. Ma noi abbiamo bisogno quindi di essere il Partito Democratico, non dobbiamo diventare il Partito Socialista, e quindi di dare centralità e importanza anche alle altre culture che non vengono da quel filone, però proprio per contribuire a costruire e robustire il campo delle forze progressiste europee che in Europa, piaccia o non piaccia, il campo del socialismo e della socialdemocrazia europea. E quindi noi dobbiamo realizzare la stessa operazione col partito che abbiamo fatto col gruppo, e costruire il partito dei socialisti e dei democratici europei. Finché non sciogliamo questo nodo, rimane una indeterminatezza sul nostro ruolo, sulla nostra identità, sulla nostra funzione, che si potrebbe rivelare controproducente anche a quel protagonismo che vogliamo avere nella costruzione del nuovo programma europeo, che renda europee le elezioni di Francia, Italia e Germania, e che quindi metta al centro appunto quel diverso modello di sviluppo che oggi abbiamo evocato e che vogliamo contribuire a costruire. Grazie.